Ora con il codice promo Underground C potrete avere sullo shop del nostro sponsor Daltenda uno sconto del 10% su tutto il suo negozio online. Un omaggio a tutti i nostri followers e per far crescere il nostro canale. Benvenuti cari amici su Underground C. Continuiamo il nostro gameplay con Federer Boros. La partita precedente abbiamo incontrato purtroppo una statua che ci ha reso impossibile proseguire nella partita. È stato un po' frustrante, devo dire, ma purtroppo non abbiamo avuto dalla nostra un gameplay agevole. Adesso, come vedete, ormai su Arena è stato introdotto il London Mulligan. Devo dire che per un mazzo che cerca di stabilizzare la mano con le carte giuste non è affatto male. Siamo partiti non velocissimi, non abbiamo creature per fare interazioni, però confidiamo di pescare qualcosa, e invece no. Vabbè, andiamo avanti, tanto il nostro avversario qua è sicuramente a colori Orzhov, non partirà velocissimo. Ma avrà sicuramente una... vampiri! Allora, se hai vampiri è meglio togliti il tuo lord subito, se no le mie rimozioni fanno poco. Ok, molto bene. Partiamo con fare board e aggredire un minimo l'avversario in mancanza di altro. Se ha qualche rimozione la sprecherà. Questo è un po' un mazzo che deve cercare di di fare rodere carta vantaggio avversario. Devo assolutamente aggredirlo in fretta, anche rischiando. Ok, le creature che contro le tue scelte, ecco, avrà dichiarato vampiri e adesso comincerà a ingrossarle. E allora adesso, beh sì, direi che possiamo tranquillamente proteggerci da noi. Questa lasciamola, che ci servirà per pescare. Spariamo, visto che è completamente tappato, 4 danni in faccia alla sua creatura e 2 al nostro Feder che non patirà. E adesso vedete come il nostro caro Angelo a fine turno ci riporta tutto in mano e abbiamo ancora un mana libero per volere degli dei. Questa è un po' la strategia che dobbiamo adottare. Mi dice scarta due carte, vabbè, scartiamo una rimozione e la creatura che tanto in questo momento mi serve a poco. Io continuo a proteggermi dal nero. La terra possiamo... in realtà potremmo tenerla perché abbiamo un disperato bisogno di fare mana advantage, perché questo mazzo è estremamente mana intensive, come potete notare. Quindi casomai giocassi una terra, giocassi una terra in meno, mi ritrovo poi a non poter giocare alle spell quando mi servono. Il mana bianco è fondamentale, volere degli dei è la mia, mio parafulmine. E furia incauta mi dà una mano a tenere buono il board da eventuali nuove creature che arrivano. Tanto una spell per ogni tipo di utilizzo è più che sufficiente. Una per pescare, una per scryare e una per rimuovere. Possiamo andare avanti così per il resto della partita. Il nostro avversario sta pensando a... ah, eccolo qua. Perfetto. Un 2-4. Diventa un 3-5. Questo è un problema perché purtroppo Furia incauta fa solo 4 danni. Però allora, intanto lo proteggiamo dal nero, perché così adesso terra e basta. Poi colpo aspettante, lo pompo. Ecco, vabbè, con terra bianca non ci dispiace. A questo punto possiamo anche... Ah.
Facciamo anche prepararsi la battaglia, tanto è un 5-5, abbiamo il mana, ci ritornerà tutto in mano. Attacchiamo. Anche perché il nostro avversario potrebbe rischiare di fare life gain. Ecco, le nostre spell tornano tutte in mano. E noi praticamente abbiamo possibilità di rigiocarle tranquillamente. Ok, perfetto. Eccolo qua. Quello che aspettavo. Protezione dal nero. Il problema è se avessi purtroppo da dover confrontarmi con... ma non c'entra l'antimalocchio. Questa è protezione a colore, non è antimalocchio. Non c'entra nulla. È lì la fregatura. Antimalocchio non è protezione da colore. È una cosa ben diversa. Lui adesso ha finito il mana. E io al massimo gli prendo 3 danni in faccia. Non attacca, sperando di potermi superare. Ma io sai che c'è. Che ho abbastanza mana per fartelo fuori. E questo ci piace, perché così abbiamo anche... Voilà. Ora, protezione dal nero. Non si sa mai. Così intanto scriviamo e vediamo anche di toglierci di mezzo l'ennesima terra che peschiamo, che adesso non ci serve più. A questo punto peschiamo. Ok, creatura, ma in questo momento ci serve poco. Avanti. E sono 5 danni. Prossimo turno l'abbiamo portata a casa. Ora si riprende tutto in mano. Proverà un'altra rimozione, ma... No, vabbè, chi se ne frega. Tanto sono a 20. Gioca pure il conquistatore. Vediamo cosa fa. Direi che l'abbiamo quasi portata a casa. Ah, perfetto. Avrebbe dovuto giocare diversamente. Adesso la proteggo al bianco. Così. Infatti, si è reso conto. L'abbiamo portata a casa questa volta. Ci si rivede presto qui su Underground Sea, sempre col nostro angelo vendicatore. Alla prossima. Questo video è disponibile grazie a daltenda.com, vendita online e distribuzione giochi.